Le stazioni ferroviarie di Busto Arsizio e Gallarate sono due tra le tappe dei pendolari della notte, le persone senza un tetto sotto al quale dormire. A fare loro visita due volte alla settimana sono i volontari dei City Angels. A ciascuno portano qualcosa di caldo da bere, indicazioni pratiche, soprattutto ascolto. Il Covid-19 ha cambiato anche il mondo dei senza casa. Un anno fa l'ospedale di Gallarate era il luogo dove tutti cercavano di infilarsi. Ora gli equilibri sono cambiati. Diversi sono anche i volti. C'è un certo ricambio, spiega il coordinatore dei City Angels, Andrea Menegotto. Praticamente tutti gli italiani, quelli che abbiamo incontrato giovedì alla stazione di Busto prima e allo scalo gallaratese poi. Quello che manca è l'empatia, dice Carlo. 100 euro non mi cambiano la vita. La carità è ridare dignità a una persona. A volte con l'atteggiamento già si dice tutto.